Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi siamo ad un nuovo episodio di Life. E siamo in un episodio, diciamo, clou, cioè un episodio di quelli proprio che cambieranno la vita e le sorti del nostro Lorenzo Noir. Perché oggi, come vedete, abbiamo 2 giorni di tempo, dovremo organizzare il nostro matrimonio con la nostra Summer. Finalmente c'è bisogno sicuramente di farlo, diciamo, accasare. Ormai abbiamo capito che lui e Summer sono la coppia. Diciamo che Summer è appunto accoppiata come non mai, con cui ha un'amicizia eterna. Dobbiamo farlo sposare con una persona che ha un'amicizia eterna e, come potete vedere, migliori amici, colleghi, fidanzati, solo buoni amici. No, solo buoni amici non mi piace, però vabbè. Sono stati anche solo buoni amici, quindi dobbiamo assolutamente farlo sposare con la nostra Summer e oggi organizzeremo appunto l'evento nuziale. Abbiamo solo 1057, quindi spero vivamente di riuscirci. Benissimo, lui è una giornata che non fa nulla di sociale perché negli scorsi episodi appunto ci siamo dedicati principalmente al lavoro, anche se non siamo riusciti ad ottenere effettivamente una, come si dice, una promozione. Qui cuciniamo torta bianca anche, così prepariamo la, come si dice, la torta nuziale. Perfetto, poi sposteremo perché ho deciso di fare appunto il matrimonio qui. Ecco, stiamo anche diciamo sprecando un po' di soldi. Allora, dobbiamo mettere questo qui. Secondo me poi dovremo vendere un po' di cose per fare questo matrimonio. Ma ci pensiamo allora dopo. Allora, con calma faremo tutto. Innanzitutto prepariamo la torta che ovviamente ce la cuciniamo noi perché siamo appunto diciamo capolavapiatti, comunque carriera di cucina. Poi devi andare a fare pipì e farti una doccia, secondo me calda e sensuale. Sono anche le 16, quindi direi di qua decorazioni nuziali. E poi pianifichiamo questo evento sociale. Abbiamo solo 1042 dollari. Spero vivamente di riuscire a organizzare il tutto perché voglio fare questo matrimonio. Chiameremo, ovviamente, cercheremo di invitare tutti i nostri amici e colleghi, quindi anche gli amici di Summer che sono Liberty e Travis, anche se poi secondo me effettivamente nel gioco non sono ancora amici. E niente, quindi ci siamo. Pianifica un evento sociale, vediamo un po' di organizzare questo cavolo di matrimonio. Tanzanza, ora uscirà la schermata. Eccolo qui. Allora, festa di ballo, festicciola bianco e nero, festa in costume da bagno, nozze. Oddio, potrei evitare l'evento di prestigio, ma no. Costano 1000 simoleon, ragazzi, cioè, cavolo. Sposa e sposo, me li dai in automatico. Ospite, allora, sicuramente Daniele, Dina, Clara, Mitchell, Liberty, Travis, Bob, Mila, colleghi quindi, la famiglia Sognidoro, Luana Sventura con Calogero Sventura e poi Liberty e Travis li abbiamo chiamati, io direi di chiamare anche i Bartolini, che ci stanno tutti. Ne abbiamo invitati tanti, eh? Praticamente abbiamo invitati 15, servizio di catering, musicista e mixologo. Non abbiamo abbastanza soldi, passato, presente e futuro. No, io volevo nella nostra casa, la residenza Noir. Oppure potremmo nella casa di Summer. No, no, invitiamoli a casa nostra. Allora, alcuni consigli per un evento di successo maggiore. I promessi sposi hanno bisogno di una torta e di un arco nuziale. La torta ce l'abbiamo, l'arco nuziale no, ma non abbiamo neanche i soldi. Allora, vediamo un attimo. Secondo me devo vendere qualcosa. Arco. 325. Allora, iniziamo a vendere un po' di roba. Oddio, 32. Non facciamo niente comunque con la pianta, secondo me.
204, ecco, con i quadri e 228, perfetto. Arco nuziale. Ta-ta. Arco nuziale comprato. Perfectly. Allora, tu devi metterti, secondo me, abiti eleganti, cambia abiti formali 1. E dobbiamo aspettare. Oddio, in bordeaux, favol. Eccola! Che carina! Summer. Con i capelli di sempre, però. Favolosa, lei arriva così. Posa sexy. Secondo me arriveranno presto tutti gli invitati. Travis è triste, ragazzi. Esprime ammirazione. Perché sono tristi? Rallegra. Adula. Decanta le doti del partner. Parla con gli ospiti per 2 ore. È favoloso. Oddio, che carina! Che carina, Darlene. Favola. Conversazione profonda. Stanno arrivando tutti, ragazzi. Eccoci qua. Allora, spettegola. Cerca di calmare. Vai, forza. Col parlare con questi ospiti. Fai un'imitazione. Il nostro amico chiacchiera dei valori della proprietà. Stanno arrivando tutti, ragazzi. Liberty, che quando è in abiti da sera e con i capelli corti, impara a conoscere. E anche Clara Birksen impara a conoscere. La nostra collega è diventata amica. Sta arrivando anche Mila, Mitchell e tutti quanti, ragazzi. Che carini. Allora, io direi, chiacchiera qui. Li invitiamo tutti fuori. Eccola Dina. Fai che gli ospiti guardino la cerimonia. Fai che i promessi sposi si bacino. E direi anche sposati con Summer. Eccoli qui, ragazzi. Continuano ad arrivare. Qui abbiamo Darren, Dirk e Darlene. Susanna e Marco Bartolini. Luana Sventura con Calogero. Travis e Liberty che parlano. Favolosa. Ok, io direi che forse devi. Qui c'è gente furente, ragazzi, ispirata, felice e teso. Ci abbiamo tutti gli umori possibili e immaginabili. Ok, speriamo che vengano a guardare. Topo di biblioteca. Abbiamo imparato che Liberty è un topo di biblioteca. Basta parlare. Secondo me ti devi andare a sposare con Liberty. Con Summer, scusate. Se ce la facciamo, che stanno tutti in casa praticamente. Sperando che gli invitati vengano. Oh, c'è anche Bobo Pancakes, il nostro appunto collega. Non possiamo perderci questo momento. Dovrò fare anche una foto, ragazzi. Sappiatelo. Iniziamo a fare un po' di fotine. Voilà. La prima, eccola. Anche un po' da Summer, perché ora Summer diventerà la nostra. Oddio, con le mani. Ok, vorrei farvi vedere che abbiamo, cioè, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 persone invitate. Ora si scambieranno gli anelli. Si stanno sussurrando cose dolci. La gente non ci sta a guardare per niente. Che carini. Ma un'altra foto riusciamo a farla? Tipo mentre si scambiano gli anelli. Ecco. L'ho proprio chiamata. Zacchete. Un'altra foto. Che carini. Certo, non ho messo neanche una luce fuori, ma va bene. Ecco, abbiamo anche completato l'aspirazione, ovviamente. Si sono sposati. Puoi far trasferire insieme i tuoi sim sposati usando il pulsante separa e unisci dalla gestione delle unità. Ma quando finiremo appunto la festa, lo faranno in automatico. Taglia la torta nuziale. C'è veramente tanta gente, ragazzi, a questo matrimonio. Prima fetta presa. E ora la prenderanno un po' tutti.
concediti una bevanda, non ci interessa. Qui c'è il nostro Daniele Bianchi. Mila Travis, Bob Pancake. Impara a conoscere Luana Sventura. Adoro, aneddoto divertente. Loro ovviamente mangiano insieme. Dina Caliente, eccola qui. Che carina. Barzelletta Tok Tok, e ringrazia per la presenza. Lei diciamo che è quella che è un po' meno conosciuta, perché loro diciamo che sono un po' tutti amici, un po' tutti una comitiva, e secondo me la formerò anche questa comitiva. I Bartolini si baciano, c'è tanto amore. Secondo me Travis Scott lo dovremmo far accoppiare, favoloso, lo dovremmo far accoppiare con Liberty. Cioè, ragazzi, in questo monolocale, tra virgolette, gente che mangia sul letto. Però questi eventi ci permettono anche di far conoscere i sim tra di loro, quindi non solo tra i nostri amici, appunto, ma anche tra di loro. Che casino c'è? Favoloso. Clara Brixen, ringrazia per la presenza. Darlene, io volevo entusiasmati per il pasto. Darren Sorridoro, esprimi ammirazione. Bene, aumenterei la velocità. Ah, che bello. Qui, diciamo, tempo rimasto un'ora praticamente. Dov'è il nostro Lorenzo? Sta parlando, sta parlando con Dina e Liberty, che nel frattempo stanno facendo amicizia anche tra di loro. Favolose. Tra un po' sarà finito il matrimonio. Guardate, abbiamo anche flirtante, felice, concentrato, è diventata flirtante, energico, felice e ispirato. Quindi ne abbiamo per tutti questi. Dina ci piace, ma non troppo. Lorenzo, ti sei appena sposato, tipo. Peccato che le foto che abbiamo fatto non le abbiamo, tipo, nell'inventario, perché sennò le avrei sicuramente messe già per casa. Quando avremo i soldi, compreremo una macchina fotografica, così che possiamo immortalare un po' di momenti. Eccolo qui, sta per finire, diciamo, ragazzi, l'evento. Lui sta mangiando la torta come se non ci fosse un domani. Rallegra. Ah, perché loro, è vero, sono colleghi. Tutti quanti questi qui. Favoloso. Lamentati del lavoro. Dai, non c'è andata al lavoro per ora. Avete 2 giorni liberi. Rallegra. Dina, complimento sincero. Entusiasmati per il pasto. Abbiamo un... Impara a conoscere Daniele. Dov'è? Non lo vedo. Eccolo qui. Si è appena fuso con Darren. Oddio. Dov'è Impara a conoscere? Eccolo qui. Così facciamo... Esaudiamo questo desiderio. Anche perché tanto è il nostro collega, quindi ci sta tutto. Ma ce la fa a farlo? Impara a conoscere. Entusiasmati. Sì, l'abbiamo fatto. È un affiliato. Qui c'è scritto sia amichevole con Summer. Tipo esprimi ammirazione, va bene. I Bartolini, che sono qui così, senza un senso, perché non sono nostri amici, però con lui stiamo cercando di avere un rapporto. Aneddoto divertente. Questa festa non finisce più, manca un'ora e 50 minuti. C'è tipo il, non il porcile, di più. Però abbiamo fatto un evento tipo d'argento, il che ci piace. Complimento sincero, visto che ci troviamo, facciamo un po' di amicizia con Marco Bartolini. Ringrazia per la presenza. Aumentiamo la velocità. È ambizioso Marco Bartolini. Ragazzi, c'è veramente praticamente un puttanaio in questa festa. C'è chiunque. Spettegola. Secondo me stiamo facendo anche amicizia. Racconto una storia buffa, così sono tutti più contenti. C'è Dina Caliente. Spettacola sui colleghi, tesoro. Qui quanto manca? 40 minuti. Ora se ne andranno tutti. E finalmente avrei raggiunto il livello 4 di comicità, che ci fa bene al nostro lavoro. No, non ci fa bene al nostro lavoro. Siamo
nella carriera culinaria. Qui 31 minuti, forza. Barzelletta toc toc. Dio ragazzi, che casino. Gli outfit della festa li vogliamo guardare un attimo. Allora, abbiamo Clara Bergsen. Ci piace un sacco, favolosa, anche se c'ha questo sguardo un po'. Luana Sventura ha un abito rosa lungo con una coda, non ci piace moltissimo. Dina Caliente c'ha un vestitino verde con la cinta nera e le scarpe grigie, terribile. Invece lei, Darlin, ci piace un sacco, ha azzeccato secondo me sia il colore, le scarpe, tutto. Poi abbiamo Susanna Bartolini con questo completo sul nero, molto bellino. Per fortuna nessuna si è vestita di bianco, che ai matrimoni è veramente osceno. Mila ha lo stesso vestito della Sventura, però in un altro colore. Abbiamo Liberty che ha tagliato i capelli per l'occasione ed è con, diciamo, il vestito giallo. Dato che le ha tagliati per l'occasione, poi magari modifica una modifica famiglia nel cast, glieli taglierò per davvero. E i maschi, diciamo che sono tutti in giacca e cravatta, giusto qualcuno come Mitchell ha solo la camicia, però è anche Travis, tutti gli altri hanno un bel completo di vario colore. Lui sta, diciamo, facendo amicizia con tutti. Congratulazioni per il tuo matrimonio. Vuoi andare a vivere insieme? E certo, direi. Vediamo un attimo di, appunto, andare a vivere insieme. E dato che Summer sta venendo a vivere insieme a noi, ovviamente, ragazzi, si è liberato finalmente il posto in casa. Quindi nel prossimo episodio avete tempo fino al prossimo episodio per mandarmi il vostro coinquilino per, appunto, la famiglia Amici per Sempre, dove ci sono Liberty e Travis, perché Summer Holiday passa nella nostra, diciamo, unità familiare. Io spero che ora se ne vadano anche tutti da casa. Ci sarà un porcile perché ci sarà, cioè, quanto più sporco possibile. Spero di ottenere tantissimi regali, almeno quello. E ora andremo anche a cambiare il look di Summer. Premio, che splendido matrimonio. Qualcuno ha persino lasciato un centro tavola nell'inventario dell'unità familiare. Ok, speriamo se ne vadano tutti. Ripulisci. Ripuliamo un po'. Cioè, guardate, ragazzi. Cioè, no, vorrei farvi vedere. Piatti ovunque. Cioè, c'è di tutto e di più. Per fortuna se ne sono andati tutti. La nostra Summer, eccola qui. Allora, possiamo finalmente giocare anche con lei. Iniziamo a conoscerla. La sua aspirazione è amica del mondo. Ha già 3 amicizie e si deve presentare, appunto, a 10 sim. Poi, anche lei è un capo lavapiatti, quindi come il nostro Lorenzo, praticamente ha la stessa e identica carriera. Abbiamo varie abilità, però principalmente cucina e mixologia a livello 2, per quanto riguarda i rapporti, e speriamo non abbia altri fidanzamenti, con Liberty e Travis. Allora, ok, con Travis è amicizia, con Liberty no, poi ha amica tutti i suoi colleghi, praticamente Mila, Daniele, Bob e Clara Birksen, e anche Dina e Mitchell, ed è come conoscenza, ah, anche Calogero, perfetto, è amico, e come conoscenze i Sogni d'Oro, che ovviamente faremo diventare amici, dato che sono i nostri amici di famiglia. Però c'ha già un bel po' di amicizie che ci piacciono. Con Dina, per esempio, secondo me lei dovrebbe essere amica stretta di Dina, nell'inventario non ha niente, è più grande del nostro Lorenzo, come potete vedere, oddio, 17 giorni, mentre a lei 16 giorni, quindi di un giorno, e non fa parte di nessun club. Perfetto, 124 simoleon, andiamo a vendere il nostro, oddio, cioè abbiamo speso mille euro di matrimonio e non abbiamo più nulla, ragazzi. Nel nostro inventario abbiamo 2 centrotavole che vendiamo perché abbiamo bisogno di soldi, ma ora anche lo stipendio sarà raddoppiato, e direi che possiamo andare a modificare la nostra Summer. Quindi vieni qua e non modifica il sim, ma cambia aspetto. Cambia aspetto, perfetto. Cos'è qua? Accetta un flirt.
Ok, io cambierò l'aspetto di Summer e poi ve la faccio vedere. Allora, eccoci qui, abbiamo cambiato finalmente la nostra Summer. Allora, come potete vedere, ho cambiato un po' proprio il suo aspetto. L'ho lasciata comunque bionda, ma ho cambiato i capelli, dato che comunque utilizzo del materiale personalizzato. Abbiamo tre outfit, diciamo, da giorno. Questo è il primo, molto carino secondo me. Il secondo abbiamo cambiato capelli e anche outfit, come potete vedere c'ha questo toppino e questo pantaloncino di jeans che mi piacciono un sacco. E il terzo outfit da giorno è questo modello H&M, proprio ve lo dico apertamente, con una coda di cavallo, dato che noi Summer la conosciamo con i capelli appunto legati, era giusto che glieli mettessero. Ho lasciato l'outfit impostato dal gioco per quanto riguarda i formale, ma gli ho cambiato i capelli. Sportivo è sempre quello impostato dal gioco, come potete vedere ho cambiato solo appunto i capelli. E per quanto riguarda invece il, diciamo, vestito da festa, l'outfit da festa, ho messo questi capelli con fascia che ci piacciono un sacco, con questo vestitino anche lui scaricato, con questa fantasia un po' damascata. Per quanto riguarda invece il costume da bagno, questo costume l'ho scaricato, vediamo se magari glielo mettiamo nero, viola, grigio, arancione e bianco. Bello bianco, infatti glielo mettiamo bianco. E niente ragazzi, torniamo appunto in gioco. Ovviamente questo episodio era principalmente, come l'avrete capito, il matrimonio tra il nostro Lorenzo e la nostra Summer. Andiamo a vedere di che cosa diciamo che Lorenzo ha appunto... esaudito il suo desiderio, la sua aspirazione. Adesso, guadagnare l'argento in due appuntamenti con il coniuge. Quindi dovremo continuare a fare, diciamo, appuntamenti con il coniuge. E poi fa in modo che il sim ottenga la relazione anima gemella con il proprio coniuge. Ma dovremmo già... non ce l'abbiamo. Migliori amici, colleghi, coniuge e solo buoni amici. Dovremmo... appunto avere anima gemella anche, ci piace. Bene ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo matrimonio che abbiamo avuto tra il nostro Summer e tra la nostra Summer e il nostro Lorenzo. Finalmente abbiamo un'unità familiare vera e propria composta da due persone, e presto avremo magari anche un bimbo, anche se i soldi scarseggiano ragazzi, quindi diciamo che sarà un po' difficile. Dovremo concentrarci un po' di più sulle loro carriere. Bene ragazzi, vi mando un bacio dal vostro Daniele Danzo e vi aspetto al prossimo episodio, che dovrebbe essere la review dello staff pack nuovo sui bambini, appunto, quindi la voglia di avere bambini principalmente, anche per vedere questo staff pack. Niente ragazzi, un bacione a tutti e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.